Buongiorno a tutti, oggi vi parlo di queste tinte labbra di Kiko uscite con la collezione limitata che trovate qui su. Prima di iniziare la vera e propria recensione vi anticipo che questa tipologia di rossetto tende a seccare le labbra. Personalmente non riesco a definire quanto una tinta può seccare rispetto ad un'altra perché ripeto, personalmente a me questo effetto che secca le labbra non mi dà fastidio perché non ho labbra grandi e soprattutto io ho necessità che il rossetto mi duri fino a fine giorno, cioè fino a fine mattinata. Tra l'altro vi dico un'altra cosa, se avete il labbro asimmetrico, questa è una cosa che vi ho già spiegato in molti video, dovete utilizzare per forza rossetti opachi perché altrimenti se è un rossetto luminoso troppo lucido va a finire che mette in evidenza il bordino del vostro labbro dove siete uscite fuori. Quindi ad esempio in questo caso io non so manco come ho steso il rossetto perché è sera, sono andata a lavoro, sono le 8:30 di sera, quindi è un video molto rapido, poi tra l'altro voglio fare. E quindi non si vede che sono uscita di 2 mm fuori, ok? Vi faccio la recensione perché le ho provate per circa 3 settimane e ho adesso un mio parere personale che voglio darvi, anche perché sono tinte molto particolari, che non sono tinte simili a quelle classiche di Wycon o di altre marche, quelle lì così. Sono tinte che tendono a diventare completamente matte, anche se ci mettono un bel po' ad asciugarsi, sono uno transfer, esattamente come le tinte normali. Non tingono le labbra, quindi una volta che andate a struccare le labbra vedete che comunque non rimane il colore sulle labbra di base. Sono circa 8 ml. Quindi nemmeno pochissimi, si presentano come degli smalti. Infatti io la prima volta che sono passata da Kiko non le avevo proprio viste, avevo comprato addirittura sempre di questa collezione un ombretto in penna. Poi ho visto il video di Susanna, che saluto, e vi metto nell'info box magari il suo canale perché fa dei video e recensioni davvero molto carini e mi sono fiondata da Kiko perché lei ne parla molto bene, quindi ho detto no, le voglio provare, sono una fissata di tinte labbra, parlo tutta la giornata, ho bisogno di un rossetto che mi duri tutta la giornata e quindi sono andata a Kiko. Io ne ho scelte tre e c'era anche una promozione che acquistando due prodotti della linea avrei avuto una tinta in omaggio, quindi c'è da dire però che hanno una forte pecca a mio parere, ossia l'applicatore, perché trovo sia davvero difficile applicare con un applicatore simile, cioè ha una forma davvero molto strana e siccome stiamo parlando di tinte labbra, quindi di una precisione proprio accuratissima, questo applicatore non no, cioè. Quindi a mio parere assolutamente promosse perché mi piacciono parecchio, durano abbastanza, non tantissimo, però dalle 5-6 ore mi durano. Mi è capitato solo con la 2 di doverla riapplicare durante la mattinata, però devo dire che è stato un caso perché bevevo comunque molto, faceva molto caldo, insomma. Quindi sì, vi consiglio di, se siete amanti di questa tipologia di rossetto, di andarle a provare magari in negozio, provatele, uscite, vedete come vi trovate, insomma. Però se siete amanti di rossetti morbidi che non seccano le labbra, a mio parere queste comunque non fanno al vostro caso, anche se sono meno secche rispetto a quelle di Wycon. È tutto, io spero che questa recensione vi sia stata d'aiuto. Fatemi sapere che cosa ne pensate nei commentini qua sotto, se avete provato questa linea, se avete qualche altra tinta da farmi testare, perché io amo questa tipologia di tinte. E niente, alla prossima. Ciao!